Buongiorno, eccoci qua. Oggi già ho preparato tutto, perché ho avuto un po' da fare stamattina, non ho avuto tempo di fare il video e quindi lo faccio ora. E oggi ho fatto un sughetto veloce veloce ma semplicissimo. Ecco qua, come vedete io qua ho fatto il sughetto con due salsicce e ho messo a soffriggere pezzi di cipolla, carota, sedano e due salsicce sbriciolate. E ho fatto ben rosolare, poi ho sfumato con mezzo bicchiere di vino e ho lasciato evaporare. Dopo ho aggiunto, questi sono tutti pomodori freschi, ho aggiunto dei pomodori freschi per volontari spellati. Eccolo qua. Ho aggiunto un pochino d'acqua, un po' di sale e l'ho messo a fare a fiamma molto molto bassa, lentamente, e questo è pronto. Andrò a farci dei tortellini, eccoli qua. Io qui già ho messo l'acqua che sta bollendo ed ora vado a calare i tortellini. Ho messo già il sale, appena bollito ho messo il sale e ora caliamo i tortellini. Mettiamo una mescolata e aspettiamo la cottura e poi li vado a versare nella padella per dare appena una saltata con tutto il condimento. Aspettiamo che si cuociano. A dopo. Il piatto è terminato, eccolo qua, impiattato. Avevo messo anche dei pezzettini di basilico internamente al sugo in alto a spento, ho dimenticato di dirlo. E eccolo qua pronto. Ho messo sopra del parmigiano e del basilico. Bene, amiche, anche per oggi io termino qui la mia ricetta. Velocissima, però vi ho spiegato come l'ho fatta. Un semplicissimo sugo che tutti sappiamo fare. Ok, bene. Con questo piatto io vi saluto e vi auguro tutti una bellissima giornata e niente, e buon pranzo a tutti. Ciao amiche, amici, ciao ciao.